Oggi invece, in pochi secondi, una chiamata attraversa una grande città, scegliendosi la via senza inciampi, da selettore a selettore, guidata dagli impulsi del disco. Non ci vorranno tanti meccanismi diversi per sostituire tutte le signorine. Ti pare? Non quanti tu immagini. In fondo ne bastano due soltanto. Il primo è il relè, che serve a mettere in contatto l'abbonato con la centrale e a comandare il funzionamento dei selettori. Ogni centrale contiene un grandissimo numero di relè, che sono quindi costruiti in grande serie. Le parti metalliche del relè, la base, l'ancora mobile e i contatti, vengono tagliate in un solo colpo da nastri metallici selezionati con cuda particolare. Specialmente la qualità del materiale delle basi deve essere rigorosamente controllata per garantire le caratteristiche magnetiche indispensabili a un buon funzionamento. Viene poi completata la lavorazione della base, che va piegata, forata e filettata. Frattanto, in un altro reparto, le macchine avvolgitrici preparano le bobine. Successivamente i vari pezzi meccanici vengono avvitati alla base. Il pacco delle molle, che deve essere bloccato molto rigidamente alla base, viene serrato con l'ausilio di una macchina che comprime fortemente le molle, mentre vengono inserite le viti, in modo da formare un tutto unico. Si compie infine l'ultima e più delicata operazione, il regolaggio dei contatti. Dopo un ultimo rigoroso controllo, il relè è pronto. L'altro apparecchio è il selettore, che esegue, mediante bracci metallici fissati ad un albero comandato da bobine elettriche, le stesse operazioni che nelle antiche centrali manuali erano effettuate dalle signorine, cioè ricercare i fili con i quali si vuole stabilire il contatto. Dapprima l'albero a comando elettrico si solleva, poi ruota e infine al termine della conversazione ricade. Anche i selettori, come i relè, sono prodotti in grande serie e, data la particolare delicatezza del loro compito, il montaggio viene affidato a operai scelti e richiede ripetuti e rigorosi controlli. Il cervello e le braccia della centrale automatica, cioè il relè e il selettore, sono riuniti assieme in un unico complesso che viene dotato di tutti i circuiti necessari al suo funzionamento. Una delle parti più delicate è quella riguardante i contatti elettrici, i quali vengono preparati in precedenza con cure particolari che ne assicurano, oltre a un perfetto funzionamento, anche e soprattutto una lunga durata. Infine, le unità fondamentali della centrale automatica, i selettori, vengono montati in centrale su telai che sostituiscono i tavoli del vecchio sistema manuale. Gli installatori cedono quindi il posto ai collaudatori, che controllano il funzionamento di tutti i meccanismi e dei collegamenti elettrici che li allacciano. Così una nuova centrale è pronta per entrare in servizio.